A presto. Grazie. Allora, Sileoni, prima lo accennava l'onorevole Bergamini, perché la parola, l'ossessione è ovviamente far diminuire il più possibile la curva dei contagi e diminuire il numero delle vittime, che è terribile nel nostro paese. E poi la liquidità a imprese, famiglie, quando parliamo di imprese grandi, medie, autonomi, liberi professionisti. Qual è la situazione? Perché quello che si sta capendo è che le banche giocano un ruolo cruciale, centrale, e che però questi prestiti non saranno immediati. Ci spiega la situazione? Allora, intanto devo premettere in maniera molto sintetica due aspetti. Il primo, dei pacchetti dei provvedimenti presi dal governo, per farli partire intanto manca ancora il sì della Commissione europea, della cosiddetta della signora Vestager, che dovrebbe arrivare fra oggi e martedì. Sì. Uno. Due, manca ancora l'accordo applicativo della SACE, che è una società pubblica che mette le garanzie, che darà le garanzie alle banche che poi dovranno erogare prestiti, che dovrebbe arrivare anche questo fra oggi e martedì. Quindi da questo momento fino a martedì è tutto fermo anche rispetto alle banche. Che cosa stanno facendo i lavoratori bancari e i direttori di agenzia? Si stanno portando avanti perché stanno telefonando per ridurre i tempi, per agevolare così più possibili clientela e le stesse aziende, li stanno contattando per preparare poi il cosiddetto lavoro, che dovrebbe partire da martedì in poi. I Ecco. provvedimenti, lei parlava. Intanto glielo dico in cinque battute Sì. estremamente sintetiche. Il primo. I provvedimenti riguardano professionisti, negozianti, lavoratori autonomi, piccole e medie imprese e grandi Sì. imprese. Allora, che cosa sono le microimprese? Sono quelle aziende che hanno fino a 10 dipendenti ed un fatturato fino a 2 milioni. Che cosa sono le piccole aziende? Sono quelle aziende che hanno dipendenti fino a 50, fino al numero 50 e hanno un fatturato fino a 10 milioni. Che cosa sono le medie aziende? Sono quelli che hanno dipendenti fino a 250 e un fatturato fino a 50 milioni. Questo è un regolamento di massima che non tutte le banche lo applicano, perché qualche banca sfora in qualche numero. Per quanto riguarda i cosiddetti provvedimenti, allora qui è passato un messaggio sbagliato, perché no, è passato il messaggio che si va in banca e fino a 25.000 euro. Professionisti, negozianti, lavoratori autonomi e piccole e medie imprese potranno avere un prestito di 25.000 E euro. È invece il tetto, invece la regola è la seguente, vale la regola del 25% della voce ricavi dei bilanci, cioè per avere 25.000 euro un professionista, un sì. negoziante, un lavoratore autonomo e le piccole e medie imprese dovranno dimostrare di avere raggiunto nella voce di ricavi, appunto, nella voce ricavi 100.000 euro annue. Quindi si applica la regola del 25% Ecco, rispetto questo è alla voce importante ricavi. sottolinearlo, questo è molto importante. L'altra cosa che le volevo chiedere, lei dice giustamente, noi cerchiamo di portarci avanti come banche, come soprattutto dipendenti delle banche, però ogni banca ha delle procedure, bisogna velocizzare tutto questo. Ho letto da qualche parte che verrete formati anche con dei tutorial per quanto riguarda questa fase, o no? Allora, guardi, anche qui io stamani ho parlato con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Noi, per quanto riguarda i prestiti fino a 25.000 euro, sì, 25.000 euro, si avranno in poche ore e dovranno partire dalla fine della prossima settimana. Quindi oggi, in questi giorni, si stanno anche cambiando le procedure a livello di tecnologia, perché le banche fino ad oggi avevano delle procedure che erano tarate su altre situazioni. Oggi le situazioni sono completamente cambiate. Poi, per quanto riguarda invece l'erogazione dei prestiti fino a 800.000 euro e per quanto riguarda l'erogazione dei prestiti fino a 5 milioni di euro e anche magari qualcosa di più, serviranno, prima di avere i soldi in tasca, almeno una quindicina, 20 giorni, perché poi serve una verifica dei bilanci, serve la valutazione del merito e la valutazione del merito invece non si ha per gli importi fino a Questo è 25.000 euro. chiarissimo. Allora, Quindi, ecco. no, facciamo così. Voglio sentire se l'onorevole Bergamini, rispetto alle cose che ci...
Ecco, questo è quello posso che mi aggiungere preoccupa una cosa, molto, dottor era rapidissimo perché devo sentire, cioè, il messaggio che al di là di, di quelli che sono gli aspetti tecnici che comunque devono essere ancora ben chiariti e soprattutto devono essere ancora ben metabolizzati dalla clientela e dai cittadini, sì. Quello che, il messaggio che voglio far passare io, che corrisponde alla realtà, è il seguente: i direttori di tutte le agenzie che stanno in trincea e che lavorano, perché siamo un servizio pubblico essenziale anche noi, si stanno portando avanti, stanno contattando tutte le aziende e tutti i clienti per spiegare bene quelli che sono i criteri che sono stati adottati. Quindi questo lavoro comunque rispetto ai tempi sarà fondamentale, perché non appena avremo le procedure pronte, non appena avremo il sì della Commissione europea, non appena la SACE avrà emanato il proprio provvedimento tecnico di spiegazione per quanto riguarda le garanzie, ecco, non appena avremo pronte queste, noi come lavoratori e lavoratrici di banche e soprattutto la filiale, l'agenzia è pronta per dare delle risposte. Chiarissimo, se chiedo alla sottosegretaria Zampa, non si potrebbe fare di più contro, io lo dico con un termine poi che non è esattissimo, contro la burocrazia di questi tempi straordinari?